Sì, non riesco a localizzare l'FDA di Ezio. FDA? Qualcuno può dirmi che succede? Scusa, Desmond, frutto dell'Eden. Al Vaticano, Minerva ha accennato ad altri templi e al fatto che sono essenziali per impedire la catastrofe che sta per abbattersi sulla Terra. Esatto. Sono convinta che per trovare i templi dobbiamo recuperare la mela dell'Eden di Ezio. Minerva l'ha in qualche modo alterata toccandola. Un momento, siamo a Villa Auditore. Sì, a quanto pare. Il nostro ultimo rifugio in Italia. Pare che i Templari stiano bloccando i confini. Nel 1507 Ezio nascose il frutto dell'Eden, ma se provo ad accedere a quella sequenza genetica, pare che si ricordi di qualcos'altro. Una specie di ricordo nel ricordo? Sì, esatto. Forse. Esatto, forse? Mi pare che ti sia già capitata una cosa simile all'Abstergo, vero? Anche il soggetto 15 manifestava talvolta ricordi nei ricordi, ma era incinta. I ricordi del padre e della madre del feto erano in competizione. Beh, Desmond non è incinta. Almeno non si direbbe. Forse ha solo mangiato troppo. Puoi saltare a un ricordo successivo. No, non funziona. Mi ricorda qualcosa. Non si poteva accedere agli ultimi ricordi di Altair finché Desmond non ha migliorato la sincronia. Allora forse adesso sta succedendo la stessa cosa. L'inquietudine di Ezio si sta riflettendo su Desmond, destabilizzando il ricordo. In alternativa, Rebecca non sa fare il suo lavoro. Grazie, stronzo. Perché? Stavo solo elencando le spiegazioni possibili. E questa mi sembra la più probabile. Permalosa. Qui non è sicuro. La sorveglianza cellulare vede attraverso i muri. Intendi sorveglianza satellitare? Scherzi. L'Abstergo ha potenziato i ripetitori anni fa. Ora le onde attraversano qualunque cosa in superficie. Ci troveranno. E invece no. Seguitemi. Come faranno a portare tutta l'attrezzatura, l'Animus? Se dove penso che sia? Dai, ti immaginavo. È bloccata dall'interno da una trave. Da qui non si passa. Che si fa adesso? La strada che abbiamo fatto ci riporta dritti all'autostrada. Qui non siamo affatto al sicuro. Non abbiamo dei teli, dobbiamo nascondere il furgone. Scusate se insisto, ma non abbiamo molto tempo. Beh, allora aiutaci, Sean. Hai qualche idea? Non saprei. Magari il santuario ha un altro ingresso. Ehi, ho trovato qualcosa. Quello è il fantasma di Ezio. Seguimi. Che culo. Desmond, io davvero non ho parole. Mi è venuto spontaneo. Possiamo passare da qui. Bel lavoro. Allora noi vi aspettiamo qui, d'accordo? Tutti soli soletti, con un bel bersaglio dipinto sulla schiena. Perché non si accende? È bello non essere nell'Animus. Non è esattamente la mia idea di divertimento. Fammi indovinare, tu sei più il tipo che va a letto alle 6. Cosa? Desmond? So divertirmi anch'io. Molto convincente. Sì, mi hai convinto. Ok, tantissimo. Dopo che avremo salvato il mondo te lo dimostrerò. Me lo metteresti per iscritto? La luce. Finalmente ha un po' di luce. Cos'è stato? Io non vedo niente. Fuggite, prima che i soldati vi prendano. Correte. Via. Ma è zio. Ah, che dolore! Sono fuggiti di qui. Cosa? Ezio e la sua gente. Dopo l'attacco, adesso riesco a vederli. So che è difficile, ma cerca di distinguere le cose. Concentrati sul presente. E se le visioni non si fermassero? Tra un po' comincerò a disegnare i simboli sui muri. Non ci scherzare. Il 16 è morto. Restiamo sul presente, ok? Va bene.
Grande, non si muove. Ci posso passare sotto. Pronto. Ok, ma io come passo? Ce la fai a sollevare quella grata? No, se non vuoi vedermi ridotta come quello scheletro. Troverò un sistema. Ok. Allora ci dovremmo arrampicare come ai bei vecchi tempi. Da qui posso calarmi nel corridoio di sotto. Attenta ai pipistrelli. Dove? Cioè, nel caso ne vedessi. Ricordami di non coprirti le spalle. Ok. Com'è che... Oh! Desmond! Altri fantasmi. Sono qui, ok? Resta con me. Ma anche sì. Ezio! Ti sei fatta male? No. Nostra madre come sta? Desmond, di qui non si sale. Che ne dici di darmi una spinta? È una pessima idea. Ti lancio in aria e tu ti aggrappi alla sporgenza. Peggio ancora. Seguimi. No, il contrappeso. E questo? Che cosa vorresti dire? Vale. Meglio di un ascensore. Bel colpo. Un gioco da ragazzi. Di quando saranno queste gallerie? Del Medioevo, credo. Ma le travi reggono ancora il nostro peso. Dopo tutto quel tempo nell'Animus, non sono sicuro. Mi ero ripromesso di non dirti niente, ma stai davvero ingrassando. Aia. Ok. Ho anche detto a Rebecca di allargare l'Animus. Sul Dai, serio? Lucy. No. Che fa, tutte le bionde si chiamano Lucy. Pronta. Ole. Villa Auditore, il futuro. L'ultima volta che sono stato qui... Che Ezio è stato qui. Sì, volevo dire Ezio. Non dovrei sottoporti a tutto questo, non è giusto. Ehi, scherzi a parte, questo è il culmine della mia vita. E lo è grazie a te. Concentrati sul percorso, ok? Vai, Dad. Ok. Dobbiamo salire o scendere? Dobbiamo sempre andare più giù, più giù, più giù. Punto di controllo raggiunto. Da quando è diventato compito mio? Se tirassi io tutte le leve, che cosa ti resterebbe da fare? Niente. Bel tentativo. Pronta? Un interruttore! Ok, ma io come ci vado su? Si è aperto qualcosa! Sì, sopra. Che bello. Ezio fa il bagno con Caterina Sforza e io sguazzo in una latrina. Ecco, l'ho trovato. Dai. Porca. Iniziamo adesso. Dai, attaccati! Madonna mia. Ah, doveva andarci lei. Fa un bagno. C'è un'altra leva a motore. Vieni qui.
adesso è gelata. Piantala di frignare. Per te è facile, non stai nuotando nei rifiuti tossici medievali. Puzzo da far schifo. Il solito esagerato. Beh dai, un bel bagnetto fresco adesso. Ricorda, questo è il culmine della tua vita. Sì, sì. Certo. E questo è soltanto il primo pezzo, regà, eh. Pronta? Sì, vai. Dai. Muoviti però. Ok, bella. Com'è che tu non ti devi bagnare? Perché ci sei tu? Simpatica. Vero? Dai, Lucy. T'ho presa. Grazie. Oppala. Ezio, siamo passati, fai presto! Aha. Oh, Cristo! Ah! Non mi salvi! E mo? Bene, il ponte è andato. Impossibile saltare. Ho un'idea. Dovrai aiutarmi. Mettiti sul bordo e sta pronto. Pronto. È fatta. Fammi vedere. Oh, tu va pure avanti. Io me ne resto qui a morire al buio con i pipistrelli. Simpatico. Avanti, salta. Come? Ottimo lavoro. Mi spiace per i pipistrelli. A me no. Olè. Soldati, ho trovato un'entrata. Uno pensa che le scale portino da qualche parte. E invece no. La vita è una delusione continua. No. Oh. Ma che stanno fatta ad entrare i soldati però? Minchia raga, vai. Aspetterò qui. Bene, adesso lascia che vada a tirarti giù quel ponte. L'ultimo l'ho fatto io. E sono sicuro che sarà il tuo ultimo. Molto spassoso. Lucy? Ah beh, certo, giusto. Manca ancora sto lato. Ecco qua. Grazie, Desmond. Prego. Al tuo servizio, Lucy. Ora tocca a me pareggiare i conti. Grazie. È già qualcosa. Olè. Stupiscimi. Lì siamo arrivati, quindi o scendiamo.
troppe scalate. Ecco fatto. Ah, ok. Grazie. Siamo una buona squadra. Ok. Dovremmo essere quasi arrivati ormai. Avanti, Desmond, andiamo. Riesco a vedere il santuario. Ottimo. Eccoci qua. Wow. Sembra così vecchio. Ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco. Ma perché? Desmond! Giusto. Apriamo quella porta. Ecco, appunto. Possiamo aprirli solo da questo lato. La vista speciale che hai imparato da Altair. Qui c'è qualcosa. Riesci ad aprire quella dannata libreria, Desmond? Ce l'avete fatta? Ah, alla buon'ora. Minchia, occhia. Cos'è quello? Credo che appartenesse a Ezio. Sotto ci sono dei numeri. 1419, 1420 e 1421. Forse dovresti stenderti un po'. Non è nulla, sto bene. Questo posto è stato costruito per durare. Nessun danno strutturale, non c'è neanche campo. Dovremmo essere al sicuro, portiamo qua giù l'Animus. Ottimo. Quello poi ci ritornerà molto utile. Ok, qui sembra tutto a posto. Sean, nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano. Ma che cos'è questo tanfo? Sono i miei vestiti. Sembra che ti sia tuffato in una fogna. È stata un'idea di Lucy. Un momento, ragazzi, ci serve corrente. Qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi, ma il voltaggio è basso. No, ma certo, sicuri che non vi serve altro? Non so, del caviale, magari potrei farti un delizioso cappellino a maglia. No? Va bene, seguimi. Ma non potevate montare tutto voi? Mica Sean, quanto cavolo sei veloce però, oh. Bene, cerca le scatole dei circuiti per tutta Monteregioni. I giocattolini di Rebecca devieranno un po' dell'elettricità al cavo sotto la villa. Non chiedermi come fanno. Se lo capissi non sarei io quello mandato a nascondere il furgone. Ok, uno. Oh,
Minchia, ora dobbiamo andarli a cercare per tutta Monteriggioni. Vabbè, molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli!